L'ultimo rave, che era illegale all'Università della Sapienza, si è preso la vita del 26enne Francesco Ginese. Quindi questo rave illegale non doveva esserci. Nessuno lo ha autorizzato, ma chi organizza queste feste illegali dentro una università pubblica? Si chiama Tre Serrande, è un centro sociale occupato dentro l'università. Ma la vita per loro va avanti come se niente fosse. Ma voi direte, è possibile un centro sociale occupato dentro l'università? Eh sì, ci voleva il morto perché questo salisse alle prime pagine dei giornali. Si tratta di una struttura occupata nell'ottobre del 2014 dal gruppo denominato Sapienza Clandestina all'interno del Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia. L'occupazione era stata documentata su YouTube da ragazzi che non hanno mai temuto e non temono le denunce. Gli antagonisti infatti non si fermano davanti a niente e stanno già pensando a come organizzare il prossimo evento clandestino. La data è già fissata per l'11 luglio, quando Viale Regina Elena si trasformerà di nuovo in una discoteca illegale, con biglietti illegali, con scontrini illegali, consumazioni a pagamento illegali. Come spiega il quotidiano, i leader di Sapienza Clandestina sono quasi tutti schedati, quindi sono tutti già dei, possiamo dirgli, dei pregiudicati, pregiudicati schedati dalla Digos. La Digos è il dipartimento, la divisione della polizia che si occupa dei reati, dei possibili reati di matrice politica. Quindi tutti schedati dalla Digos. Tra questi ci sono anche 21 indagati, responsabili delle ultime feste abusive con tanto di ticket d'ingresso, come dicevamo prima. Il rettore ha fatto più di 10 denunce in questura, ma la domanda è questa, come quella posta dal vice direttore del giornale Porro. Ma com'è possibile che in un'università pubblica si faccia quello che si vuole? Ma non c'è il rettore, un'autorità. Le feste non si fanno, se volete farle, fatele da un'altra parte. E a volte ci sono delle cose che sono al limite della comprensione umana.